Chiusa l'operazione Ramzi Haya con il difensore centrale ex Regina Pisa che ha svolto il primo allenamento in casa Avellino tiene sempre banco, la situazione è superi, l'affare Salvatore Aloi con il Pescara non sembra ancora sbloccarsi, il centrocampista si è allenato anche questa mattina con i biancoverdi, una delle tante grane ancora irrisolte tra le fila dei lupi, anche se i contatti tra le due società che hanno raggiunto da tempo l'intesa continuano con il calciatore ex Trapani che però non ha sciolto la riserva. Capitolo Riccardo Maniero, la Turris gli ha offerto un corposo biennale e non è escluso che dopo Ferragosto possa esserci l'assalto decisivo. Davide Mignanelli piace sempre a Lecco, Reggiana e Juve Stabia, mentre dalla cessione di Alberto Dossena alla Reggiana si cercherà di monetizzare il più possibile. Alessandro Mastalli è atteso dalla Lucchese. Per quanto riguarda gli arrivi, il nome di Michel Adobo resta caldo più che mai, anche se l'ex viterbese, oltre 50 presenze con i laziali, dove è stato allenato pure da Roberto Taurino, è al momento bloccato al Torino da Mister Juric, viste le tante assenze tra le fila dei Granata. Marco Carmellino del Modena resta un profilo che interessa a De Vito, così come quello del polivalente Jacopo Dezzi del Padova, è vecchia conoscenza del direttore. In attacco, mollato Luca Zamparo, che dovrebbe andare a Lentella, si guarda ai piani alti del calcio italiano, Serie B a massima serie. Il primo nome sulla lista di De Vito in quest'ottica resta quello di Mirko Maric del Monza. Per il gigante croato ci sono stati diversi incontri ed è in cima ai pensieri del DS di Capriglia, che continua a lavorare sotto traccia anche su altri elementi. Dopo Ferragosto, alla consegna delle liste, si potrebbe sapere qualcosa in più anche per il bomber.